36esima giornata del campionato nazionale Serie B, allo stadio Partenio si affrontano Avellino e Piacenza. Squadre incerottate, assenze pesanti da una parte e dall'altra. Nell'Avellino mancano Sforzini e De Zerbi. Al Piacenza, alla lunga lista degli indisponibili, si è aggiunto anche Guzman. Arbitra la partita Scoditti di Bologna. Calcio di punizione per gli emiliani. Prova Moscardelli col sinistro, non trova la porta. Palla alta sulla conclusione del centravanti biancorosso. Attenzione alla traversone per Aubameyang che viene anticipato da Olivi. Ciotola in aria al destro, la respinta di Cassano. Abogadri spazza, rivediamo, Ciotola si libera del numero 13 ma calcia proprio addosso a Cassano. Fallo di Dudu su Aspes, ammonizione per il senegalese, punizione di Dettori deviata dalla barriera. Ammonizione anche per Moscardelli per il fallo che avete appena visto ai danni di Di Cecco. Calcio di punizione per l'Avellino, minuto 44 del primo tempo, lo batte Pepe Mesba, gonfia la rete, 1-0 per i padroni di casa, abbiamo rivisto il tocco vincente di Jamel Mesba. Si va all'intervallo con l'Avellino in vantaggio per 1-0. Mesba ha sbloccato la partita a un minuto dal riposo. Nell'intervallo i due allenatori non effettuano sostituzioni e le squadre si ripresentano in campo nella ripresa con gli stessi schieramenti iniziali. Bastano 2 minuti al Piacenza per rimettere le cose a posto. Ci pensa Nainggolan con questo destro che fulmina Padelli. 1-1 è tutto da rifare per l'Avellino. Rivediamo la punizione di Aspes, il colpo di testa di Pecorari, lo stop di petto di Nainggolan che in tuffo indovina l'angolo sulla destra dell'estremo difensore biancoverde. Nulla ha potuto Padelli sulla prodezza balistica del centrocampista belga che andiamo ad apprezzare da questa inquadratura dall'alto. Trascorrono pochi minuti e proprio l'autore del gol finisce sul taccuino dei cattivi per un fallo commesso ai danni di Ciotola. Scoditti lo richiama ed estrae il cartellino giallo, ammonizione dunque per Rajan Nainggolan, autore dell'1-1. Calcio di punizione per l'Avellino affidato al sinistro di Jamel Mesba. Non molla la squadra di Salvatore Campilongo che vuole i 2 punti. Ci prova anche Dettori che libera il sinistro. Parte il cross, colpo di testa di Coman alto. Non è riuscito a schiacciare il pallone l'ungherese che è terminato fuori bersaglio. Poi ancora Nainggolan ci prova da fuori, questa volta la mira non è precisa. L'Avellino cerca generosamente il gol della vittoria, Campilongo inserisce anche Babu che qui libera il sinistro ma non trova il bersaglio. Poco dopo non viene concesso un calcio di rigore all'Avellino per questo netto fallo di mano in aria di Abogadri che schiaffeggia il pallone e l'arbitro ammonisce Aubameyang. Ci prova da fuori De Martino, si salva a fatica Cassano. È l'ultima emozione della partita che finisce in parità 1-1 con tanti rimpianti per la formazione biancoverde.